c'è il poliziotto di quartiere nel contempo che è stato spostato, l'ultimo che non è rimasto. Speriamo insomma in una decisione migliore. L'attuale questore andrà in pensione il 1° maggio, quindi speriamo al nuovo questore di poter incentivare. Secondo me, nonostante i numeri risicati, secondo me si può ancora attivare, così come allo stesso tempo si potrebbe attivare ancora il posto di polizia all'ospedale. C'è una mancanza là impressionante, mi sembra che in tutta Italia, mi sa che solo a Piacenza succede qualcosa del genere. Quindi speriamo nel nuovo questore, speriamo anche, per l'amor di Dio, anche in un eventuale trasferimento di nuovi agenti nel corso, non questo che è finito, ma nel prossimo, perché ormai il 191esimo è stato assegnato, quindi speriamo in questo qua. Una razionalizzazione del posto di controllo del territorio che va a risparmiare delle persone, però strano che si chiuda il poliziotto di quartiere. Anche perché il problema della sicurezza è molto sentito dai cittadini alla luce, insomma, dei dati sui furti in appartamento e su tutte le problematiche relative appunto a questo. Sì, c'è una percezione di insicurezza, poi anche le nostre attuali condizioni danno un'insicurezza al cittadino, cioè, quindi questi passi indietro secondo me allarmano il cittadino, cioè il cittadino si vede chiudere un posto di polizia, si vede chiudere il poliziotto di quartiere e secondo me al di là dei dati, che insomma non sono mai attendibili perché non sono mai reali, perché quei dati sono sempre quelli dove il cittadino va a denunciare i fatti, molti cittadini non ci vanno. Quindi la realtà dei dati non si avrà mai. Certo è che in questo momento, tra un allarmismo delle notizie e del sempre giusto darle, quindi un allarmismo tra virgolette giustificato, ecco, il cittadino che vede che non ha più posizioni di quartiere, non ha più dei posti di polizia, vede un arretramento da parte dello Stato per questioni che abbiamo già, beh, a questo punto anche lo Stato fa la sua parte per allarmare il cittadino e la sta facendo bene purtroppo.